Quando abbiamo ascoltato Mark McGann in commissione lavoro, ex lobbista di Uber, siamo rimasti scioccati. Se le sue rivelazioni e le indagini verranno confermate, siamo davanti a un sistema pervasivo di lobbying illegale su governi europei e non, con tanto di violazioni di legge, di presunta violenza contro i lavoratori, pressioni di ogni tipo, infilarsi dentro a Facebook e WhatsApp con account falsi per condizionare i lavoratori, pagare ricerche accondiscendenti, questo è stato fatto. In questo Parlamento stiamo discutendo molto, purtroppo, di corruzione, di interferenze di stati terzi nella nostra democrazia e questo ci fa orrore. Sia chiaro, però, che non ci sono solo i governi autoritari di paesi terzi che vogliono interferire, ci sono anche le grandi multinazionali, le grandi corporations, i giganti del web. E allora io mi chiedo quale forme e quante forme ha il lobbying, qual è il confine tra lobbying legale e illegale. Sia chiaro che lobbying non vuol dire corruzione, ci mancherebbe illustrare interessi e punti di vista per migliorare le nostre decisioni, va benissimo, ma non ci può essere una sproporzione enorme tra grandi interessi concentrati in poche mani e dall'altra parte interessi diffusi tra tanti soggetti debolissimi. Non posso dire di avere delle prove, ma io li ho visti corridoi pieni di lobbisti nel Parlamento durante il negoziato sui rider e i lavoratori delle piattaforme. Sono stata bombardata di richieste di incontri e per fortuna ho avuto la lungimiranza di incontrare le piattaforme tutte insieme e insieme ai sindacati. E il testo che stiamo negoziando diventa ancora più importante. La presidenza svedese deve andare avanti, perché diciamo cose giuste. Uno, difendiamo i lavoratori e chiediamo una corretta classificazione del rapporto di lavoro. Se sei un lavoratore autonomo, oggettivamente, ma va benissimo, ma se sei un falso autonomo e sei schiavizzato dall'algoritmo, sei subordinato e hai diritto alle tutele dei lavoratori subordinati. Ma perché abbiamo il terrore del rapporto di lavoro subordinato? Ma perché abbiamo il terrore di dare tutele minime a chi semplicemente le desidera? Io lo voglio capire questa cosa. Secondo, difendiamo i buoni imprenditori perché ce ne sono tanti, piattaforme che hanno ottimi contratti con i sindacati. Benissimo, evitiamo la concorrenza sleale rispetto a chi ha falsi lavoratori autonomi. Terzo, le regole sugli algoritmi. Vogliamo essere condizionati solo dalle macchine? Serve un controllo umano sulle decisioni del rapporto di lavoro. Ma è mai possibile che un ragazzo di 26 anni sia morto in un incidente stradale, sia stato licenziato da un'email dopo essere morto? Ma vergognatevi, vergognatevi. E allora dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro, perché il nostro scopo è molto semplice: aumentare la giustizia sociale. Lo faremo senza condizionamenti e senza interferenze.